E benvenuti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi facciamo un bel tutorial su come usare Cinema 4D R14. Allora, innanzitutto però dovrete installarlo per chi non l'ha ancora installato, ma per adesso non ve lo faccio vedere perché non mi ricordo più, perché l'ho fatto un po' di tempo fa. E perciò non mi ricordo, andate, tanto c'è sempre qualche video, perciò potrete andarlo benissimo a vedere. Comunque, apriamo il nostro. Vi faccio vedere come fare una intro, praticamente, ragazzi. Apriamo Cinema 4D. E aspettiamo appunto che si apre. Se vi esce queste schermate qua, non preoccupatevi, voi cliccate la X, chiudete e andate avanti così, perché ve ne uscirà più di una volta, almeno nel mio caso sì, però non so cosa sta a significare perché non ci ho capito niente. Questa è la barra di caricamento, eccolo qua. Se avete R14, questa è la vostra schermata iniziale. Allora, è in inglese, non si può cambiare lingua, che io sappi, perché non ho ancora cambiata io, perché non l'ho trovata. Lo sapete, scrivetelo nei commenti. Allora, qua, in questa barra qua, tenendo premuto, vedrete vari oggetti. Ad esempio, noi, non so, prendiamo la sfera. Vedete? Questa è la sfera, questi sono gli assi. Adesso non me li ricordo. Ah, sì. Zeta, Y e X. Comunque ce li avete scritti qua. Poi avete vari altre funzioni degli oggetti. Adesso dopo vi farò vedere. Per colorare i vostri oggetti, dovete cliccare due volte qua. Fate il vostro colore mischiando qua, oppure cliccando qua. Non so, noi facciamola. Dai, facciamola questo colore qua, tanto. Ok. Trascinate il colore sulla vostra forma geometrica, sul vostro solido, e vedete, si è colorata di giallo. Dopo, se dovete rotearla, dovete attivare questo qua. E grazie a questi cosi qua, voi potete farle ruotare in qualsiasi direzione. Allora, poi adesso per eliminare, anzi, scusate, per eliminare il vostro oggetto che magari avete sbagliato, cominciamo con colore. Dovete cliccare sul vostro colore, se dovete eliminare solo il colore, edit, delete. O se no direttamente cliccare sull'oggetto e lì delete. Adesso noi prendiamo un cubo per farvi vedere le diverse funzioni. Non è che io tutte le uso, ma io di solito ne uso qualcuna. Twist, dovete inserire però twist quando c'è la freccia in giù a cube. Praticamente, questo quadrato qua, queste righe qua, sono quello dell'effetto. Vi faccio vedere. Cliccate su Twist. Dovete andare qua, Object, Angle. Vedete? Più aumentate, più ruota.
Adesso sto facendo ruotare l'oggetto, vabbè. Per muovervi invece questo qua, avvicinare e basta. Questo in tutte le direzioni, tranne che l'avvicinamento, e questo la rotazione. Ok? Dopo voi potete farlo roteare. Poi ci sono. Allora, aspettate, devo organizzarmi. Quando avete scelto la vostra magari posizione di partenza, dovete fare tasto destro, swivel, animation, add keyframe. Questa è la vostra barra del tempo. Non so, 0 è così. E a 25. Sarà rivolta dall'altra parte. Il meno è il trattino, praticamente. Poi fate add keyframe ancora. Poi, se date il video, vedete. Ok, questo sono praticamente quello che serve. Poi, dov'è? Abbiamo questo, sinceramente non so neanch'io a cosa sia. Aspetta, lo scoprirò con voi. Ah, giusto, però se non lo inserisco non fa effetto di sicuro. Boh, alcune cose, vabbè, non si so, non le so perché sapete, non tutto mi serve. Quello che so le deformazioni. Cioè, se no, cosa c'è? Bellissime anche le esplosioni del vostro oggetto. Con le percentuali regolate lo spezzettamento. Beh, vedete? E la stessa roba fatta come prima, add keyframe, la barra del tempo. Qua avete varie regolazioni, velocità, angolazione. Sempre dovete aggiungere keyframe, perché se no non ve lo fa. Dopo qua ci sono le coordinate, ma io non le modifico mai. Allora, selezioniamo tutto. Sì, dopo ci sono le varie altre varie cose. Questo ve lo spezzetta, ad esempio. Vedete? È ancora simile all'esplosione, ma si frammenta così. Se no abbiamo vabbè, comunque queste sono le robe. Wind, dopo non tutte le conosco, conosco quelle che le uso di più. Per il resto magari andate a vedere qualche altro video perché sapete, io le cose le imparo praticamente da solo perché video magari non ne trovo. Sì, alcune cose le imparo attraverso i video, ma a volte dopo le devo imparare da solo. Perciò, insomma, è così. Se volete che tutti i vostri movimenti siano sincronizzati, cioè ogni cosa che fate, si dice, ve la mette, dovete attivare questo. Se io faccio 0, allora 0, dovete selezionare l'oggetto, mettiamo la chiave. A 31, sto facendo caso, diciamo exclusion, è così, tipo ve l'ha già registrata. Io ci ho detto perché così potete correggere.
facciamo altre varie funzioni che non uso. Comunque le cose basilari sono anche queste. C'è l'illuminazione, se volete illuminare, però dopo tutto il resto è in scuro. Vedete, questo qua, questo qua sarà la vostra area illuminata. Potete allargarla, alzarla. Per vedere come stanno venendo i vostri, potete fare sia un video che una foto. Cliccate questo qua e beh, adesso non c'è niente, perciò non vi fa vedere niente. Ma se io, dunque, per mettere scritte, dovete andare su Mograph. Aspettate, mo text. Oh, si era bloccato, doveva caricarlo. Sempre object, questo è lo spessore. Subdivision, non ho mai visto niente a che fare questo, non l'ho ancora capito. Questo mettete la parte dove stare, centro, sinistra. Beh, io adesso metto left perché a me questo c'è il tipo di scrittura. Vedete? L'angolazione delle lettere, tipo stile Minecraft, cubettate. Poi, vabbè, qua inserite il vostro testo. Poi cliccate fuori, ve lo mette. L'area qua deve essere più avanti, vedete, vi fa l'illuminazione, così non vi illumina niente, così vi illumina solo sopra, vedete. Dopo dovete regolare voi come deve andare. Tipo, non so, adesso lascio così. Tanto adesso più di molto non mi serve, se no potete anche toglierle che è già illuminata di per sé. Ma per rendere alcuni più effetti è bello. Dopo, beh, c'è il colore. Per fare più colori, adesso vi faccio vedere. Mettiamo rosso. Ho sbagliato, ragazzi. Vabbè, rosso e bianco, ma sì, tanto facciamo questi, no, facciamo blu, inseriamo i tre colori, cioè no, due di solito dovrebbero essere. Dopo qua, ragazzi, non è che io mi ricordo sempre, ho sbagliato, dovete inserire, vediamo se ricordo giusto. Qua dove c'è su mat 1, voi dovete inserire C1 o C2, in base se deve stare all'esterno, cioè sulla facciata dove c'è il rosso, dove c'è qua il nero adesso. Adesso vedete, se no come senza luce. Voi lo sfondo lo vedrete così, attenzione quando avete fatto il filmato. Ma torniamo al nostro lavoro. Lo so, mettiamo C1 in tutto maiuscolo, però vedete, C1 resta davanti e sui bordi è giallo.
però assicuratevi che quello che sia C1 sia dietro, se no non viene. Per renderlo ancora bello, vediamo se ricordo dove andare a trovarlo. Comunque dovrebbe esserci la smussatura del testo, che attualmente non ricordo. No. Ragazzi, non mi ricordo proprio. Ah, qua. Pilot Cup, vedete, dopo l'italiano non so magari come sono, cambiando le impostazioni dopo più bello. Cambia Pilot Cup, non so se c'è questo, Cup, non è niente, ragazzi. Beh. Basta uno di quelli. Beh, la roba qua dopo la camera, beh, non vi serve. Meno io all'inizio la usavo, ma non ci serve, perché quello che vediamo noi lo inquadrerà. Per fare lo sfondo, ad esempio, facciamo uno sfondo un contrasto magari verde. Beh, adesso qua abbiamo il blu, siamo il blu. Bisogna prendere un plane, questa piattaforma qua, e allora, dunque, scusate, sono dovuto andare un attimo via, perciò ho perso il filo del discorso. Comunque, per fare lo sfondo, dicevo, un attimo, là, dovete usare il plane qua, qua dove c'è Sites, scusatevi però da avere a zero, qua, metteteci una cifra esorbitante, perché dovrà coprire lo sfondo. Poi fate apply, vedete? Poi dovete ruotarla di circa 90 gradi. Sì, 90 gradi. Anche se non è proprio 90 gradi precisi, fa niente. Non ho bisogno della precisione millimetrica. E così avrete il vostro sfondo, come vedete. Poi torniamo. Ah, così prima. Per esempio, facciamo una bella intro, ragazzi. Solo per darvi un po' di spunto, così, tanto per fare. Facciamo che la scritta a 0 si trova qua. E a 40 la scritta si troverà qua. Come vedete, se andate via, qua. Bene, vedete?
Dopo magari dura ancora troppo poco la intro, beh, potete allungarla tipo che arriva qua. Che ne so, che è tutto come attorcigliata. Dove ho perso, dov'è? Qua, twist ed è a pezzi. E dunque dovete sistemare tutto, twist. Per varie camere cliccate qua per assicurare di accentrare, vedete? Da qua sembra che non sia centrata, infatti, però da sopra lo è. Sistemiamo, qua è a posto. Dobbiamo solo allargare. Aumentiamo su X, facciamo 400. No, ragazzi, ho sbagliato. Tornate indietro. Sì, X. C'è bisogno di allungarla adesso. Z, come fa? Aspettate, devo provare, non mi ricordo più. E beh, risulterà in proporzione a quanto vedo. Dovete farlo più grande. Fate ancora un po', continuate a provare. Ecco, comprenderà tutta la scritta. Adesso non ancora, perciò aumentiamo ancora. Ecco fatto. Però è a zero la scritta, è lì. Inseriamo il mock text. Però prima un attimo la lascio fuori perché devo spostare. Ok, è centrata. Twist, inseriamo il mot text, facciamo angolazione 500, se me lo fa scrivere, o anche tipo, vabbè adesso è tantissimo 5000, facciamo anche 500. Con l'invio e mettiamo shutter, scusate che sia così, se no è sbagliato. Adesso non dobbiamo per forza ridurre i pezzettini. Vedete? Bello. Così dai. 35, va bene. Frame. Avviciniamo. La scritta adesso si avvicinerà così. Vedete, a 40.
dovete cliccare poi su shutter, se volete ridurla naturalmente, io consiglierei per leggerla. Zero atkin frame, però qua posso anche aumentare un po' di più, arrivare a frame. Adesso sto facendo un po' così a caso, eh. 40, diciamo che è meno 100, keyframe, e a 60 è a 0. Animation add keyframe. Vedete? Questa è ancora una semplice intro da poter fare. Basta seguire un po' queste istruzioni qua e riuscirete. Questa è la barra. Qua aumentate il tempo. Scorrete, poi qua consiglio dopo alla fine di mettere il tempo, mettete anche 30, saranno millisecondi questi, 30 ma anche 20 millisecondi, tempo che l'occhio umano abbia il tempo di visualizzare la scritta, perché dopo magari è troppo veloce. E dopo magari dovete anche rifare. Una volta finito, dovete andare su impostazioni, queste qua. Allora, output, dovete fare from, aspettate, finisce 60, noi facciamo 80, dice qua 80, perciò dovete fare qua da from 0 qua a 80 il tempo finale. Poi anti assil agli assing best. Le opzioni niente, qua niente, aspettate, fatemi leggere, no, poi save, salvate, però allora, dunque, qua dovete formato AVMovie, se è un filmato naturalmente, se no dovrete lasciare star tutto. Qua lasciate quello che c'è già, ma qua dovete mettere quel frammento di foto lì, tipo frammento 10, e sarà una foto dopo. Qua AVMovie, mettete il nome che volete. Vabbè, tutorial sarebbe tutorial, fate qua, ve la salvate dove volete, fate salva e ve la salverete dove volete mettere voi. Poi fate qua, vedete, fate
fa tutti i fotogrammi. Vedete? Fotogramma per fotogramma. Adesso aspettiamo che finisce. E dopo vi farò vedere come uscirà. Bene, ha finito, come vedete, è arrivato a 80 fotogrammi. Basta solo che uscite X. Andate dove l'avete salvata. E vi verrà un attimo, ragazzi. Lo cercate. Dove ve l'ha salvato. E adesso non lo vedo. Ah, sì, ho capito perché non ho fatto una roba. Comunque ve ne faccio vedere un secondo. Aspettate. Bene, eccolo qua. Vi verrà tipo una roba del genere. Adesso è probabile che vada a scatti. Infatti. Perché la durata è troppo corta, dovete farlo più lungo il filmato, non è sufficiente. Ad esempio, vi faccio vedere altre intro da me già prodotte. Esempio, vedete questa qua, per il mio amico Yuri. O se no c'è anche questa per il team game. Voi la musica potete mettere come volete usando Windows Live Movie Maker o Camtasia. Non badate le date perché ho dovuto registrare tutto perché va indietro la data. O anche questa qua, ma non è nessuno. Comunque, sono robe del genere. Voi dovete allungarle di più di 80 millesimi di secondo, dovete far circa 300, mi sa. Io ho voluto raggiungere i 300 millisecondi per fare una buona durata. Comunque, questo è tutorial. Chiunque non sappia come aggiungere la musica, vabbè, adesso l'ho tolto io qua, ci ho mai andato, non so, aspettate, devo trovarlo qua su tutti i fotogrammi che ho sbagliato. A tutorial vedete 0 secondi, purtroppo faccio vedere. Voi aprite Windows Live Movie Market,
ma è consigliabile meglio Camtasia perché non mette le barre ai lati. Fate così, aspettate, ah, trascinate qua, aggiungi musica, scegliete quella che volete. E beh, adesso ve l'aggiungerà. Infatti, salva il filmato, scegliete la definizione 1080 720 480 e ve la salvate. Comunque, questo tutorial. Iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati magari su nuovi tutorial, come usare Camtasia, come registrare su internet, altri magari, forse magari registro anche un test map su Basketball, perché non mi va a farli, se no vi avrei fatto un test map anche. Noi ci vediamo al prossimo video, mettete mi piace, commentate se volete sapere cose specifiche sul video e noi ci vediamo con un prossimo video. Bella ragazzi!